rete di Falcao a un minuto e mezzo dalla fine. È Paolo Roberto Falcao, l'ottavo re di Roma, ma soprattutto uno degli artefici del secondo scudetto della storia giallorossa. Nato a Xanxerè, nello stato di Rio Grande do Sul, il divino fece sognare i tifosi romanisti degli inizi degli anni Ottanta. Il presidente Viola lo acquistò poco più che 27enne dalla squadra dell'Internacional di Porto Alegre per $1,5 milioni. Il 10 agosto del 1980 sbarcò a Roma salutato dalla gente, già come fosse un trionfatore. Falcao è stato un sudamericano atipico, perlomeno nel calcio. Al colpo a effetto preferiva il lancio preciso, all'azione spettacolare anteponeva un gioco più concreto, ma ugualmente condito di gran classe. Il giorno della sua presentazione, Viola gli chiese di esibirsi in qualche numero da brasiliano per entusiasmare i tifosi. Falcao inventò un gran colpo di tacco e poi a fine gara ammonì il presidente: «Non mi faccia fare più la foca ammaestrata». Era fatto così e lo fece subito vedere. Poco incline alla goliardia e con grande personalità. Centrocampista di indiscutibili qualità tattiche, Falcao aveva nella puntualità e rapidità di esecuzione le sue armi migliori. Atleta eccellente era però mingherlino nel fisico. Si racconta che Luciano Spinosi, quando lo vide, disse al massaggiatore Boldrini: «Fategli mangiare un piatto di pasta, altrimenti non si regge in piedi». Ma in realtà la struttura asciutta e longilinea del giocatore gli consentiva improvvise accelerazioni di gioco che mandavano in difficoltà gli avversari. Il brasiliano, dopo un inizio turbolento, addirittura in ritiro non mangiava con la squadra, si ambientò bene in città e con i compagni, i quali erano stupiti per i numerosi esercizi di stretching che Falcao compiva durante gli allenamenti. Nel corso della sua breve ma intensa esperienza italiana vinse uno scudetto, ne sfiorò un altro, andò vicino alla vittoria della Coppa dei Campioni e conquistò due Coppe Italia. Poi, complice un infortunio molto lungo e un ingaggio di oltre 1 miliardo a stagione, considerato troppo elevato dallo stesso Viola, che pur gliel'aveva concesso, Falcao al termine della stagione 84-85 lasciò la Roma per tornarsene in Brasile. I tifosi rimasero molto delusi, qualcuno gridò al tradimento e non gli perdonò mai quest'addio. Ma il grande giocatore rimane comunque nella memoria di tutti, con la sua classe immensa, i suoi 28 gol segnati e soprattutto con quella sua mentalità vincente che riuscì a trasmettere alla squadra e che fu una delle armi della Roma di Nils Liedholm, che in quegli anni diventò una delle assolute protagoniste.